Aquasil Velature è un protettivo murale silossanico per esterni e interni con un'ottima traspirabilità unita ad un'elevata idrorepellenza. Il prodotto permette di ottenere effetti cromatici decorativi simili a quelli degli antichi intonaci. Su superfici esterne, Aquasil Velature deve essere applicato opportunamente con rullo o pennellessa su due strati di Aquasil liscio o Aquasil riempitivo. Su superfici interne, Aquasil Velature deve essere applicato su due strati di Decorfond opportunamente diluito. Il prodotto è applicabile con spugna, tampone o straccio e va diluito con acqua dal 70 al 100%. È possibile eseguire la finitura con una spugna o un tampone leggermente imbevuti di pittura. Si possono ottenere particolari effetti con la sovrapposizione di due colori quando il primo strato è ancora fresco. Aquasil Perlaceo è un prodotto decorativo murale per interni che permette di ottenere particolari e raffinati effetti cromatici perlescenti, evidenziati dall'incidenza della luce. Aquasil Perlaceo deve essere applicato sul fondo specifico Decorfond, opportunamente diluito, oppure su Aquasil liscio, utilizzando le medesime modalità applicative. Si consiglia di utilizzare un rullo in lana a pelo corto per evitare la formazione dell'effetto buccia d'arancia sulla superficie. Per l'applicazione di Aquasil Perlaceo si possono utilizzare il pennello, la spugna, il tampone o lo straccio. E si diluisce il prodotto fino al 100% con acqua. Per l'applicazione a spugna o a tampone, si lavora il prodotto con lo strumento leggermente imbevuto di pittura, eseguendo delle rotazioni in senso orario o antiorario, in modo disuniforme, su tutta la superficie. Per l'applicazione a pennello, lavorare il prodotto in modo irregolare, in modo da ottenere l'effetto sfumato. Per ottenere l'effetto finto legno, stendere con il pennello o il rullo uno strato di Aquasil Perlaceo opportunamente diluito. E di seguito, quando il prodotto è ancora fresco, partire dalla parte più in alto, scendere facendo scorrere sulla superficie l'apposito utensile e modificare la sua inclinazione durante la discesa. Thank you.
Per creare l'effetto damascato, intingere leggermente la spugna marina nel prodotto e ricreare le caratteristiche e imperfezioni delle spugne facendo una leggera pressione sulla superficie e roteando la spugna stessa o modificandone l'angolazione. Riflessi è una finitura decorativa acrilica per supporti murali all'interno, indicata per la realizzazione di particolari effetti cromatici in semitrasparenza, con sfumature cangianti e madreperlacee. La finitura con riflessi va eseguita su Decorfond, applicato a due strati, utilizzando un rullo e opportunamente diluito. Si consiglia di impiegare un rullo in lana a pelo corto per evitare la formazione dell'effetto buccia d'arancia sulla superficie. Il prodotto può essere applicato utilizzando a piacere un apposito tampone, una spugna marina, una spatola in plastica, un rullo appropriato o un pennello. Dopo aver atteso circa 6-8 ore dall'ultimo strato applicato, eseguire la finitura intingendo l'attrezzo nel prodotto e roteandone la direzione. Riflessi può essere usato in uno o più strati, a seconda dell'effetto desiderato. Si possono ottenere effetti pennellati intingendo il pennello nel prodotto ed eseguendo con esso dei colpi incrociati. Per le applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il prodotto con il pennello e di spatolare dall'alto verso il basso. La fase di finitura deve essere completata prima che il prodotto essichi. Le stesse decorazioni appena viste si possono ricreare impiegando un colore di fondo differente, creando così anche un disegno diverso. In fase di essiccazione, riflessi aumenta notevolmente il suo effetto decorativo, accentuandone il colore. Per le applicazioni con spatola in acciaio si consiglia di lavorare direttamente il prodotto in parete, partendo dalla parte superiore e scendendo a lavoro finito, e su un supporto perfettamente liscio e carteggiato, precedentemente preparato con stucco veneziano.
Decori classici è una finitura acrilica di alto pregio per interni che realizza le sofisticate ed originali ambientazioni degli antichi palazzi del Rinascimento. Prima della finitura con decori classici devono essere applicati a rullo due strati di Decorfond opportunamente diluito. Si consiglia di utilizzare un rullo in lana a pelo corto per evitare la formazione dell'effetto buccia d'arancia sulla superficie. Per l'applicazione di decori classici si utilizza il pennello o il guanto in lana e l'apposita spatola in PVC. Il prodotto si applica in un unico strato ed è pronto all'uso. Può essere diluito al massimo con il 10% d'acqua, tenendo conto di un consumo di 6-8 metri quadrati per litro. Applicare decori classici sul fondo asciutto con un pennello partendo dall'alto verso il basso. Quando il prodotto comincia la sua essiccazione, dopo almeno 15 minuti, procedere alla fase di rifinitura a spatola schiacciando leggermente i floculi, sempre con movimenti incrociati. In alternativa all'applicazione con il pennello, si può impiegare il guanto in lana, intingendolo direttamente nel prodotto e strofinandolo sul supporto asciutto. Quando decori classici comincia la sua essiccazione, dopo almeno 15 minuti, procedere alla fase di rifinitura a spatola, schiacciando leggermente i floculi, sempre con movimenti incrociati. Cadoro è una finitura decorativa per interni, dall'aspetto setoso e morbido al tatto, che crea particolari effetti iridescenti, che variano secondo l'angolo di luce riflessa. Cadoro deve essere applicato sul fondo specifico Decorfond, opportunamente diluito. Il prodotto è pronto all'uso ed è applicabile con frattazzo in plastica o d'acciaio. Su superfici difficili si consiglia di stendere il prodotto con un pennello e di seguito decorare con il frattazzo in plastica o in acciaio. Si stende il primo strato di prodotto e ad avvenuta essiccazione, dopo circa 6 ore, si applica il secondo strato con le stesse modalità del primo. Per ottenere più riflessi decorativi, passare il palmo del frattazzo sulla superficie in direzioni contrapposte quando la seconda mano inizia la sua essiccazione.
Lo stucco veneziano è un rivestimento murale acrilico per interni che permette di ottenere una finitura decorativa lucida unica nel suo genere, che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi di Venezia. Per la rasatura di fondo si utilizza il frattazzo in acciaio, mentre per lo strato di finitura sono necessarie delle spatole in acciaio di diversa grandezza. Per la preparazione del fondo si applica il prodotto in almeno due strati, a seconda della porosità del supporto, considerando un consumo medio di circa 1-1,2 kg al metro quadrato. Applicare stucco veneziano con il frattazzo d'acciaio, rasando per ottenere una superficie liscia ed uniforme. Attendere 5 ore tra un'applicazione e la successiva, carteggiando sempre con carta abrasiva di grana non inferiore alla 220. Togliere eventuali tracce di polvere con uno straccio asciutto. Prima di procedere con la finitura, verificare le condizioni della lama della spatola in acciaio inox che verrà utilizzata. Se essa è nuova o appare rovinata, levigare un lato della stessa con carta abrasiva 600 per sgrossare le imperfezioni e di seguito con carta abrasiva 1500 per rifinirla. Una volta preparato il fondo e l'attrezzo, applicare con la spatola d'acciaio lo strato di finitura. Tale operazione deve essere effettuata prelevando piccole quantità di prodotto, stendendolo con movimenti rapidi, decisi e aventi direzioni diverse ad ogni spatolata e depositando sulla superficie solamente un velo di prodotto. Dopo aver decorato la porzione di parete, che dovrebbe essere di circa mezzo metro quadrato, è possibile passare alla lucidatura, premendo decisamente più volte la spatola sulla superficie con movimenti circolari. Per esaltare la brillantezza della finitura è consigliabile passare con una carta abrasiva finissima 1500 e quindi ripetere l'operazione di lucidatura mediante la spatola in acciaio inox. Grassello di calce è un rivestimento murale a base di calce per interni che permette di ottenere una finitura lucida con l'aspetto della classica decorazione d'epoca. Per l'applicazione del prodotto si utilizza il frattazzo d'acciaio inox. Grassello di calce si applica in almeno due strati per la preparazione del fondo e uno per la finitura ed è pronto all'uso. Il consumo medio è di circa 1 kg per metro quadrato a lavoro finito. Eseguire innanzitutto una rasatura per uniformare il supporto. Dopo almeno 12 ore, stendere un altro strato di prodotto per creare l'idoneo spessore. Dopo ulteriori 12 ore, carteggiare il supporto per eliminare eventuali imperfezioni con carta abrasiva 220, quindi asportare la polvere.
Prima di eseguire la finitura, verificare le condizioni dell'attrezzo ed eventualmente levigare la lama con carta abrasiva 1500, al fine di togliere i graffi superficiali che possono compromettere l'aspetto finale lucido del grassello di calce. Il prodotto va applicato depositando piccole quantità sulla superficie, compattandole. Di seguito, procedere alla lucidatura con frattazzo di acciaio inox, utilizzando l'attrezzo in modo diagonale e premendolo in modo deciso sulla superficie, prima che si essichi completamente. Vedremo ora alcuni esempi di decorazioni di alto pregio ottenute con marmorino classico attraverso l'uso di particolari tecniche applicative. Il marmorino classico è un rivestimento murale a base di calce per esterni e interni che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Per ottenere con il prodotto l'effetto tipo marmo, si deve utilizzare un frattazzo di acciaio inox. Marmorino classico si applica in due strati, uno per la preparazione del fondo e uno per la finitura, ed è pronto all'uso. Il consumo è di circa 2,5-3 kg al metro quadrato al lavoro finito. Eseguire innanzitutto una rasatura di fondo, realizzando uno strato non troppo elevato che riesca a coprire le rugosità e che uniformi adeguatamente il supporto. Dopo 12 ore, applicare un ulteriore strato di marmorino classico al fine di ottenere l'adeguato spessore. Appena il prodotto inizia ad entrare in tensione, e questo si nota perché la superficie diventa opaca, applicare piccole quantità di prodotto, bagnato su bagnato, comprimendo le superfici e compattandole in modo da riempire tutte le porosità. Per ottenere l'effetto multicolore, utilizzare altri colori a scelta, realizzando la fase di compattazione sulla superficie. Di seguito procedere alla lucidatura, utilizzando l'attrezzo in modo diagonale e premendolo in modo deciso sulla superficie. Vedremo ora alcuni esempi di decorazioni di alto pregio ottenute con la combinazione di marmo antico e acquasil velature attraverso l'uso di particolari tecniche applicative. Il marmo antico antichizzato è un effetto che realizza una decorazione colorata sul prodotto marmo antico già applicato ed asciugato. L'antichizzazione si ottiene utilizzando vari colori di acquasil velature diluito dal 70 al 100% con acqua.
Intingendo una spugna nei colori prescelti, si decorano i vari blocchi già disegnati in precedenza, creando così sfumature e tonalità cromatiche sovrapposte. Al termine della decorazione, utilizzare una spugna leggermente umida, passandola sulla superficie al fine di uniformare i colori applicati. L'operazione si ripete per tutti i blocchi da decorare. Si può realizzare un'unica velatura anche su un'intera parete, ma a causa del forte assorbimento del marmo antico, l'effetto estetico potrebbe essere compromesso dalla formazione di giunte.